Ieri sera abbiamo convocato i comitati che si sono costituiti in modo più o meno formale nel corso di questi mesi. Sono una decina nel territorio piacentino del comune di Piacenza. Li abbiamo riuniti perché sappiamo che occorre intervenire in modo differenziato per ognuno di essi, però tutti hanno in comune il tema della sicurezza, vissuto in modo diverso ma pur sempre urgente. Abbiamo presentato attraverso la presenza anche del comandante della Polizia Municipale, Poma, il cartello che abbiamo ottenuto in qualche modo dalla Regione, come cartello che viene condiviso a livello comune, a livello regionale e che dovrebbe essere collocato nei diversi quartieri. Come elemento di segnalazione di una presenza dei cittadini nell'esercizio del controllo di vicinato. Inoltre ci siamo scambiati un po' di esperienze sulla base dei singoli quartieri, abbiamo concordato anche alcune modalità di intervento diretto di singoli quartieri o frazioni e già a partire dalla settimana prossima avremo degli incontri, ci saranno differenziati, in parte già stabiliti, in parte abbiamo stabiliti ieri sera, per cercare di renderci ancora più visibili, come abbiamo fatto, devo dire, in quest'ultimo anno e mezzo. È stato il primo incontro collegiale che abbiamo promosso, il significato è appunto quello di ragionare insieme intorno a dei temi che non si erano mai presentati in questo modo per il territorio vicentino che oggi esigono una risposta condivisa e organizzata. Sono progetti che riguardano sia la collocazione di cartelli che avvisano che questi cittadini sono allertati e si stanno strutturando per una segnalazione che sia rispettosa anche dei ruoli, che quindi non li esponga a pericoli diretti, ma consenta loro di poter segnalare alle forze di polizia movimenti sospetti. Dall'altro, ogni quartiere ha delle caratteristiche diverse e si cerca di intervenire in modo personalizzato su ogni singolo quartiere per creare delle condizioni che siano di contenimento dei fenomeni di delinquenza.